sono loro? Chi sono? Chi sono questi due personaggi? Voi lo sapete? Quando non sa che dire, ma gira la palla a me, guarda. Faccio così. No, certo. Sono loro. Ma loro chi? Appunto, facciamo questa. Beh, possiamo dire che tu sei un amabile truffatore. Amabile truffatore, mi è piaciuta. Amabile truffatore nel senso che c'è una certa simpatia, no? Un po' un gigioneggiare per tutto il film, ma in realtà lui si maschera, si spaccia per qualcun altro cercando di arrivare a qualcosa di grande passando per questo ragazzo che all'apparenza è un piccolo impiegato, come si dice? Sì, impiegato, sì, sì. Piccolo impiegato di una ditta famosa. E invece io punto, insomma, no, qualcosa, ecco, forse non si deve dire, non so cosa dire, perché poi mi dicono non dire quello, non dire quell'altro. Beh, possiamo dire che è un film che regala sogni, ecco. Esatto, che è un film che regala gioia, che regala sogni, che regala un po' di poesia, no, alla fine. Beh, questo mi fa molto piacere, che in una commedia passi il fatto che oltre al divertimento, agli inseguimenti, all'azione ci sia un po' di poesia, non guasta, anzi, sì, non guasta, nel senso che è vero che il messaggio è folle che soprattutto il suo personaggio lascia, è questo che di sì, ti truffo, ma ti sto regalando forse la più forte emozione della tua vita. Forse perché fai una vita di merda, ma non è colpa sua, giustamente. No. Però io scopro di farla attraverso lui. Marco Giallini ha detto, dopo aver letto la sceneggiatura, mi sembrava un film americano. Avete avuto paura che il nostro cinema, non avendo precedenti di film action negli ultimi anni, non fosse all'altezza? Sì, si dice sempre, no? Infatti era la cosa che temevo. Ma sai, ma vogliono copiare gli americani, perché poi allora lì c'è un piccolo fondo di ignoranza, perché insomma è un cinema che ci appartiene molto, quello dell'action negli anni 70, e noi abbiamo fuso per i nostri registi, il nostro sceneggiatore, abbiamo cercato di fondere insieme noi quattro e tutti gli altri attori quello che poi è il risultato finale, fondere vari generi, la commedia e l'azione, che pure questo è già stato fatto, insomma, si rimanda ogni tanto, no? si citano altri film, ma è giusto così, si fa con tutti, insomma. Uno vede un film e dice, lì ci sono delle cose, perché no, bello. Questo è un film dove ci sono varie contaminazioni, e quindi secondo me ben venga, nel senso che non è una commedia sentimentale come troppe forse sono state fatte, è una commedia che ha un tasso d'adrenalina un po' più forte e quindi speriamo che il pubblico la apprezzi. Io ho pensato alla truffa un po' anche a Totò e Peppino, come santo Dio. Siete sentiti anche con questo? Stiamo esagerando. Stiamo parlando cioè lì diventa religione, non è più arte, cioè stiamo parlando di per noi la banda degli onesti è proprio una specie di è una preghiera, non è un film, quella è come i soldi. No, perché la differenza tra altri film e quello è che quel tipo di recitazione, quel tipo di commedia lì veramente ha influenzato generazioni di attori da 60 anni, che gente che tenta in qualche modo inconscio o conscio di replicare quella roba lì, che è veramente ancora dove adesso noi ci divertiamo a citare le battute. Ma perché no? Cioè c'è veramente tutto. Quanto vi siete divertiti a fare un film che fa veramente ridere, è bello e piacevole. Grazie. Ci siamo divertiti molto, ma avrei visto, abbiamo anche faticato, perché è un faticato tra virgolette, quando fai un lavoro che ti piace senza retorica. Io mi sono ferito, ma non è la prima volta, di conseguenza non nei film, ma in quel film sì, ho dato un bel colpo alla testa, come si evince dal mio eloquio, e stentato, dal mio stentato eloquio. Sì, ho messo 4 punti durante la lavorazione, ma insomma, dopo un'ora ero sul set con l'aiuto di Edoardo, che ha cominciato a ridere da quando ho dato la botta fino a che sono tornato col cerottone. Sai, non sempre quando si divertono gli attori si diverte il pubblico, per cui il fatto che ci siamo divertiti anche per cose che non riguardano strettamente il film, però ci sono pure alcune cose che magari fanno ridere voi, per noi stare mezza giornata su un peschereccio con motore spento, con quelle onde, con tutta la truppa che vomitava a destra e manca, cercati di le battute, quella puzza infernale di pesce, no. Non era proprio divertente, magari farà ridere, ma insomma noi
Noi siamo tornati a quel pescheresso, no, una roba. Però c'è di peggio. Però c'è molto di peggio, per cui sempre senza nell'ottica retorica, ecco, però c'è di peggio. Di conseguenza ci siamo divertiti, vomitando, ma ci siamo. Ecco, diciamo ci siamo divertiti vomitando. Mi sembra un bel titolo.